Inaugurazione della sede OCF qui a Roma. Siamo con l'avvocato Giovanna Suriano, tesoriera AIGA, che adesso ci racconterà quali sono le istanze e naturalmente le richieste di colloquio, di collaborazione che avete intentato questa mattina con l'OCF. Sì, buongiorno e grazie dell'opportunità di fare sentire ancora una volta da parte di avvocati la voce di AIGA. Noi siamo presenti come associazione alla inaugurazione della sede dell'organismo congressuale forense perché l'attività dell'AIGA è mirata ad un dialogo, ad un confronto sincero e schietto e ad una collaborazione, ad una cooperazione con tutte le componenti dell'avvocatura, le componenti associative e le componenti istituzionali. Quindi non potevamo mancare in questa occasione. Chiaramente i temi che AIGA ha attenzionato e che continua a rappresentare all'organismo e quindi anche a tutta l'avvocatura sono i temi che soprattutto in questo biennio abbiamo avuto occasione di portare avanti. Ci siamo occupati, abbiamo rappresentato appunto segnatamente anche all'OCF le nostre istanze per quanto riguarda la tematica dell'equo compenso, per quanto riguarda la problematica della monocommittenza, delle associazioni e aggregazioni professionali, le società. In questo abbiamo anche delle mozioni precise che sono state approvate al Congresso Nazionale Forense di Catania e che quindi sono ben note. Le nostre problematiche poi sono anche chiaramente ulteriori e continueremo a rappresentarle quindi anche nell'occasione all'organismo. Abbiamo da ultimo, per esempio, cito una ultimissima iniziativa di AIGA, rivolto una istanza formale alla Cassa Forense per la estensione ai praticanti che si iscrivono volontariamente a cassa del regime di agevolazioni contributive per i giovani avvocati che sono invece iscritti obbligatoriamente, cioè la riduzione del contributo annuale. Questa è una delle tante ultime iniziative dell'associazione. Ci occuperemo anche a breve, e quindi lo rappresenteremo anche oggi, di deontologia. Abbiamo infatti la settimana prossima un focus nazionale a Matera e arriveremo poi al nostro congresso nazionale ordinario di Messina, e parleremo di sostenibilità dell'avvocatura e di tutte le problematiche connesse, ma sono certa che di questo ci sarà modo di parlare più diffusamente anche nel futuro, ecco, imminente. Eh sì, perché effettivamente si avvicina la scadenza del vostro biennio, vero? Che vedrà adesso a Messina, naturalmente, insomma, ci sarà la nuova direzione, il nuovo presidente, quindi. Assolutamente sì, un biennio soddisfacente sotto la guida del presidente, l'avvocato Alberto Vermiglio, e ci avviamo ad eleggere il nuovo presidente nazionale per il biennio, quindi che si aprirà il 19 ottobre, e quindi insomma siamo fiduciosi che AIGA continuerà a rimanere sempre in prima linea su quelle che sono le tematiche di interesse quotidiano della professione e soprattutto chiaramente dalla parte dei giovani, e quindi ci auguriamo di continuare a far bene, ecco, come abbiamo fatto in questo biennio. Io questo lo dico con estrema convinzione. No, assolutamente, anche perché insomma sono punti importanti. Fra l'altro, avvocato, dei praticanti, è forse la prima volta che ne sentiamo parlare, perché è un bacino pressoché ignorato, no? Dell'avvocatura alla fine. Sì, ci sono chiaramente tanti aspetti che sono connessi al nostro status professionale e da tenere in considerazione e da portare avanti con quelle che sono delle istanze mirate, concertate e, come ho detto prima, frutto di un approccio di confronto anche critico, ma sicuramente sano, propositivo, formativo anche nei confronti di tutta l'avvocatura. E AIGA in rosa invece, quel bel progetto di cui lei è stata anche protagonista, no? Ce ne ha parlato anche ai nostri microfoni. Sì, AIGA Veste Rosa è un format ideato in questo biennio, come già diffusamente ho anche spiegato, da la nostra associazione, che intende dare anche in questo senso un messaggio legato ad un aspetto quotidiano e concreto dell'esercizio professionale. Purtroppo un aspetto che, a partire dalla problematica delle
legittimo impedimento o può avere dei risvolti chiaramente pregiudizievoli per l'esercizio professionale, segnatamente della donna avvocato, ma stiamo tentando con questo format di dare un messaggio di conoscenza, di formazione su questa tematica dal punto di vista giuridico e dal punto di vista medico. Quindi speriamo anche di continuare a esportare questo modello in futuro. Sicuramente. Allora le auguro buon lavoro e arrivederci a presto. A presto, grazie.